E a Villa Guarracino, Torre Annunziata, giovedì 23 luglio alle 19, appuntamento con i prodotti di qualità della regione Campania, dalla nautica all'enogastronomia, l'esperienza del lusso ed il gusto della tradizione, volano possibile di promozione territoriale. Prima tappa di un percorso che il cantiere Imperial Yacht e le aziende del distretto nautico torrese hanno voluto intraprendere per accendere i riflettori sul bello e il buono del Golfo di Napoli. Ancora una notizia, da oggi e fino al 23 agosto a San Potito Sannitico, Fate Festival, manifestazione di portata internazionale, giunta quest'anno alla sesta edizione, un vero contenitore di eventi culturali che vede trasformarsi il bellissimo borgo del paese in un set cinematografico, prima, e in un teatro a cielo aperto, poi. È tutto per questa edizione, appuntamento con l'informazione regionale RAI alle 23.15, ora le previsioni del tempo. Buonasera. Ai conduttori in unità da diporto ricordiamo di verificare le dotazioni di sicurezza prima di intraprendere la navigazione. È possibile consegnare i fuochi e i razzi scaduti presso tutte le sedi della Capitaneria di Porto Guardacostiera della Regione Campania, che provvederanno poi allo smaltimento secondo norma. Per ogni emergenza non esitate a contattare il nostro numero blu 1530, attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale. Per ogni altra curiosità potete visitare il nostro sito internet www.guardiacostiera.it.